Salve a tutti youtubers, qui è Sciarchelle. Allora, prima di cominciare, visto che è il primo video che faccio dopo l'uscita della puntata, credo che lo metto appunto dopo l'uscita della puntata questo video di Vacanze Estive 2, ringrazio veramente infinite come state supportando il progetto, state donando veramente tanti, non so davvero come ringraziarvi. Volevo farvi vedere che grazie alle vostre donazioni ho fatto il primo acquisto che servirà per illuminare meglio questo green screen, su consiglio del mio collega videomaker professionista. Ho preso questi faretti della Neewer, economici ma che illuminano molto bene. Ma scusate se non li vedete perché stanno dentro, devo ancora montare, ci sono i treppiedi lì, appunto dopo dovrò montare tutto, quindi provvisoriamente sto usando ancora la vecchia lampada da poveracci, però intanto almeno per le prossime volte dovrebbero venire meglio le riprese. Adesso invece andiamo a vedere un acquisto che ho fatto a livello personale, che volevo prendere da tanto tempo, però c'è una certa cosa che mi aveva fatto girare un po' la minchia, quindi ho aspettato. Sto parlando di Jurassic World Il Dominio Steelbook 4K, non quella limited, ma comunque questa è molto bella. Sostanzialmente ho preso questa perché volevo aspettare e riuscire a prendere un cofanetto, che però da noi non era uscito, un cofanetto con tutti e sei film, che non è ovviamente la scatola, quella di plasticaccia schifosa con tutti e sei film, Blu-ray, Jurassic World, no? È un cofanetto che o danno insieme alla statuetta del Raptor, che costa un'esagerazione e poi pure fatta male quella statuetta, si vede dai video, quindi non l'ho preso ovviamente, anche per una questione economica. E adesso pare che per l'occasione del 30° anniversario di Jurassic Park sta per uscire anche da noi su Amazon, però ancora non c'è l'immagine, e la riporta a 80 euro. Senti, andate a cagare, va? Io ho tutti i film sparpagliati, alcuni DVD, alcuni Blu-ray, così, edizioni standard, un'edizione 3D del Fallen Kingdom, vabbè. E tu senti, intanto prendo questa, così ce li ho tutti, poi vediamo. Questa Steelbook è costata circa 12 euro, però è molto bellina, quindi adesso andiamo a vedere. Ormai lo sapete quanto per me sia sacra, sacrissima la saga Jurassic, i Jurassic Park e i Jurassic World. Per me Jurassic World, lo dirò sempre, è la miglior trilogia sequel che potevamo avere in quanto fan. Poi c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo, però io personalmente li amo. Stavolta le forbici ce le ho. Più però è il primo Jurassic World, quello 2015, mentre Fallen Kingdom e Dominion prendono più una loro piega e cercano di innovare, mettere delle basi per un potenziale futuro prospero della saga in altri ambiti, che possono essere appunto i dinosauri in giro per il pianeta, ma in sostanza io li trovo degli omaggi potentissimi veramente al film originale, quindi per me è un'emozione ogni sacrosanta volta rivederli. Hanno i loro pecchi, hanno i loro difetti, però per me è veramente una delle cose più intoccabili di questo mondo. Non ce l'ho detto il tifo 4K, non ho per i coglioni. Nei contenuti extra c'è il corto che abbiamo doppiato noi per l'universo, ma vediamo se qui l'hanno doppiato ufficialmente, ma ne dubito molto. E infatti no, è solo sottotitolato, e che te lo dico a fare? Sappiamo che Dominion è un film aspramente criticato, diciamo che il livello di apprezzamento non è stato tantissimo, non è il film più odiato del mondo sicuramente, c'è molta gente che si aspettava magari di più, e posso capirlo, io stesso non ho dormito per notti, veramente per l'hype esagerato, beh non solo per quello, ma avevo anche altri problemi mia e soffro anche di insonnia io, infatti quando ho fatto la recensione mi avete visto distrutto, veramente distrutto, perché era un periodo veramente complicato e non c'entrava nulla il film, tranquilli. Cioè, oddio, c'entrava in parte per solo perché l'hype contribuiva a non farmi dormire le sere prima di andare al cinema. Wow, life is beautiful. Te credo, per te che recidi lì, cazzo, insieme a tutti gli altri. Voglio essere lì con voi. Voglio essere lì con voi. Veramente, il fatto è che Dominion comunque secondo me molta gente ha sbagliato su alcuni fronti la critica, non dico totalmente, però alcune cose che ho sentito ho fatto senti, però veramente abbi pazienza, Ma io sapete me ne frego, a me basta che mi piace a me, il resto dei pensieri altri che me frega, anzi anche World 1, c'è chi ha rotto i coglioni ma me ne sono altamente fregato, e infatti World 1 per me è proprio il sequel perfetto, dopo anni da fare, un film meraviglioso su tutti i fronti con pochissime pecche, ce ne sono ma veramente secondo me poche. Quindi veramente grazie di cuore Colin Trevorrow, veramente la scelta più azzeccata, perché si vede che ci ha voluto mettere il cuore, ha avuto delle difficoltà, magari delle scelte un po' dubbiose, ma comunque il cuore ce l'aveva e secondo me si vede, piuttosto che assegnarlo a un regista così, che avrebbe fatto, non so, un Jurassic Park 5 della minchia, addirittura quel vociferato film di intrecci tra ibridi e dinosauri umanoidi, proprio sarebbe stata una roba raccapricciante, quindi siamo stati molto fortunati, fidatevi. Sì.
Spielberg had broken. Sei un genio. Sei un cazzo di genio! Questa tra l'altro è la foto in cui gli animalisti hanno rotti i coglioni perché ti fa la foto col dinosauro. Ma va a cagare! Poi se a voi non vi piace, basta che non lo considerate, finite con Jurassic Park 1 e 2, ciao, che vi frega. Dominion è un film che va visto più come una celebrazione piuttosto che un capitolo effettivo, secondo me, ed infatti, cioè, la saga non è che avesse più nient'altro da dire, almeno per questo arco, no? Sono scappati i dinosauri in Fallen Kingdom, ora sono per il pianeta, bene, da qui si può aprire forse un nuovo arco, e sì, penso che lo faranno, questa è la mia opinione, e vedremo cosa combineranno. Però l'arco del Jurassic Park, no? Appunto, qui siamo in termini di un parco, appunto, è finito. E quindi Dominion era una celebrazione buona per chiudere questo arco. Colin sent a photo of us to Steven Spielberg and he texted me back. Pure a me, porca puttana. E poi che dice, ma la trama non c'entra un cazzo con Jurassic perché si incentra sulle locuste, i dinosauri non servono a niente. Ma io quando sento queste cose, scusate, ma le palle mi cadono per terra, non le trovo più. Mo' perché in 2 ore e mezza di film si vedranno 5 minuti ste locuste, che sono il motivo per cui Alan e Ellie vanno alla Biosyn. Cioè, non mi sembra che i dinosauri non c'entrano nulla, abbi pazienza. Le locuste sono un elemento nuovo che ci sta per variare anche, e sono un motivo, non sono il fulcro principale della storia. La storia è incentrata più sulla Biosyn in sé, che già dal primo Jurassic Park non si chiedeva, va bene, ma per qual è la società rivale di Stainch, intanto chiacchierata, no, che Dockson, che assolda Edry, per chi lavora, no? Finalmente ora abbiamo tutte le risposte, grazie a Dominion. È proprio in questo chiudersi del cerchio che l'ho apprezzato tantissimo. Gli elementi che piuttosto mi fecero dubitare un po' del film è il fatto che l'atmosfera effettivamente comincia a staccarsi parecchio, però quello secondo me non è tanto colpa del regista o cose, che proprio il fatto che non si può tenere in vita quella magia dei primi Jurassic Park per tanto tempo. E quindi alla fine si va un po' in cedimento, però dipende un po' da come la prendi. Io l'ho presa un po' male perché veramente mi aspettavo il 10 su 10, però allo stesso tempo ero comprensibile del fatto che non si potesse andare avanti a lungo, anzi, prima si chiude forse meglio è. Allo stesso tempo ne voglio anche di più, quindi la colpa a chi la voglio dare se non a me stesso. Jurassic World? Not a fan. Ma è geniale! È Colin Trevorrow che ha risposto, quello è geniale! Poi dicono, è pieno di buchi, molte cose sono fatte male, io non capisco che cazzo di film avete visto, cioè... Ok? Cioè, dite così perché non vi piace la storia, non vi piace l'andazzo, però di buchi... Scusate, ma io non ho visto i film con dei buchi, eh! Film veramente del cazzo è 65 fuga dalla Terra, quello è un film orribile! Cioè, non tanto che avesse buchi, ma poi il fatto che è piatto e non dice nulla. I'm getting a little sentimental thinking about everything that we've been through. Tu sei un uomo straordinario, Chris. Non quanto Sam Neill, però sei straordinario. Cioè, in Dominion c'è veramente un omaggio così potente per i fan che veramente non... Cioè, poi, ok, è un film più preconfezionato, nel senso che è un po' una roba classica, che esattamente va a finire come te l'aspetti, però non per questo ho male. Già Fallen Kingdom ha provato a fare qualcosa di più diverso, Dominion mette delle basi per fare qualcosa di diverso dopo, però va a concludersi in una maniera tradizionale. Qui dice che il T-Rex aveva il cervello piccolo. Brutta maledetta, come Holly! Esistono almeno dagli anni 90, non capisco perché siamo più a scavare le ossa, è che sembra un po' assurdo. È basato Alan Grant, io t'ammazzo! Queste sono, diciamo, le mie opinioni, appunto, per gli ultimi 2 capitoli della trilogia World, perché per me il Jurassic World definitivo è il primo, ovviamente, del 2015, che può essere tranquillamente un film a sé stante, e best sequel, appunto, per il Jurassic Park. Volendo si poteva chiuderla lì, io quando sono andato a vedere Jurassic World, il primo, nel 2015, ho pianto come una fontana, veramente, avevo i crampi allo stomaco, era un colpo potentissimo in positivo, non potevo aspettarmi, veramente... Che cazzo, che effetto che mi ha fatto! Io barcollavo quando sono uscito dalla sala, barcollavo, veramente, mia madre doveva reggermi, sono andato a vederlo con mia madre perché è lei che mi ha fatto conoscere Jurassic Park, quindi mi sembrava giusto, no? Portare questa tradizione di vederla insieme a lei i film della saga per la prima volta. Porca miseria, mia madre mi doveva sorreggere perché barcollavo veramente dopo aver visto Jurassic World 2015. Quindi io speravo un po' con Dominion di avere lo stesso effetto e non c'è stato, ma alla fine... Era comprensibile, Jurassic World era un film che arrivava dopo tanti anni, eh? E adesso ormai siamo più abituati magari a vedere un film della saga, anche se non escono fortunatamente o sfortunatamente, non so più cosa pensare, uno all'anno, tipo, o allo stesso rateo di Fast and Furious. Quindi sono molto più cattivo quando, se qualcuno mi critica il primo Jurassic World, veramente lo lincio, se invece si fa critica a Dominio magari comincio a discuterne, però alla fine dico un po' anche sti cazzi, perché comunque...
Dominion è un film di cui io sono magari contento, però non ho bisogno che venga apprezzato a livello generale, diciamo. Anche questo magari aiuterà Universal a dire ok, andiamoci cauti, perché se dobbiamo continuare, visto che l'apprezzamento non è stato altissimo, ecco, diciamo che può fargli abbassare un po' la cresta forse da quel punto di vista, quindi va bene così. Però tanto fanno quella serie animata del cazzo che deve essere cancellata, vabbè, lasciamo stare. Camp Creta, camp merda proprio, vabbè. Questo è quello, appunto, cosa ne penso io di Jurassic World Dominion dopo tanto tempo, se vi interessava saperlo, visto che avevo lasciato un po' dubbiosi, e appunto approfittato del fatto che ora l'ho ordinato, ho fatto questo unboxing, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Piuttosto, qui è Sharkelle e alla prossima! Ecco perché non riesco a continuare le riprese di Jurassic Home, ragazzi. C'è sempre la tempesta del T-Rex. Che tu dici, figo ci sta, Non è scritto nel copione, bro. Dite la verità, Dominion non vi è piaciuto perché nella scena di Malta non c'era il cameo di Zeb. Dite la verità.